che siete in sintonia e poi lui mettete insieme con un, sai che voi tutto due è... siete bravi, mi piaceva di star male al momento di mangiare. No, l'hai fatto uguale. Allora fammi solo. Al momento di mangiare. Non so. No, ma tanto è sempre uguale. Al momento di mangiare. Lo mangio questo qua. Oh, devi... Bravo! Un po' cocciuto, ma ce l'ho fatta. No, no. Bravo! Aspetta, non mi posso sentire. Fa schifo. No. Ma va! Comunque te sei un mago, lo metti a posto. Bravo. Dopo, no? Tu sei un mago. Mister. Una storia originale ci racconta di un bambino che fingeva di star male al momento di mangiare. E la mamma preoccupata che voleva rimediare era sempre indaffarata sui fornelli a cucinare. Pollo tartufato, tonno gratinato, zuppa calda e riso con un po' di baccalà. Riunirono le mamme, tutte pronte ad aiutare, e portarono ricette di merende da gustare. Una buona marmellata, la ricotta zuccherata, ma di colpo una disse: quella giusta, io ce l'ho! Sarà mica la polenta! Ma che dite? Che domanda! Non è la zuppa calda, non è mica il baccalà. Ma è il tortellino di Bologna col provino. Segreto della mamma da leccar le dita. Lombo parmigiano con prosciutto e mortadella, uova e la sfoglia tutta da gustare. È il tortellino di Bologna col provino senza panna, una specie di cuccagna come andare in gita. È una grande festa, ti risveglia dalla siesta, da mangiare niente di più buono c'è. Case, quando è ora di mangiare, i bambini col ditino sono intenti a misurare. Quell'anello buffo antico, dalla forma di ombelico, sulla tavola lo metti e l'appetito arriverà. In Giappone